Quella che vi racconto oggi, o meglio, a raccontarvela sarà il suo protagonista, è una storia straordinaria di cambiamento e di crescita, una crescita fisica e spirituale. La storia di Alessio Tavecchio e del suo libro Il ragazzo che nacque due volte, edizioni Auer. Abbiamo il piacere di avere in collegamento Skype con noi quest'oggi il protagonista e autore di questo libro, Alessio Tavecchio. Ciao, ben trovato Alessio. Ciao Paola, ciao a tutti voi, amici fedelissimi di Padre Pio TV. E grazie per aver accolto il nostro invito. È un piacere. Allora, che cosa si prova ad essere il ragazzo che nacque due volte? Il ragazzo che nacque due volte, questo è proprio il titolo del libro, perché racconta la mia esperienza, racconta della mia rinascita, una rinascita che penso che ciascuno di noi può avere nella vita, un'occasione per rinascere a una nuova vita, a lasciarsi alle spalle quello che sono i nostri errori, quello che magari non ci è piaciuto. Ecco, un'occasione di vivere la vita che abbiamo sempre desiderato. Ecco, io ci sono riuscito a rinascere a questa nuova vita che ho sempre desiderato e come dire, prendo con questo libro il lettore con me e lo faccio rinascere insieme a me, come se fosse un'occasione da prendere al volo, come un treno che passa una volta sola, perché questa forse è un'occasione che passa una volta sola. Io sono riuscito a prenderla e ve l'ho raccontata in questo libro. Ecco, un incidente stradale, questo è un po' il punto in cui poi la tua vita ha preso un'altra direzione. Ecco, un incidente stradale può rappresentare un'occasione per ritrovare se stessi? È proprio il significato, comunque il contenuto di questo racconto. Paradossalmente, questo treno che è passato, che mi ha permesso di rinascere, è stato un incidente stradale, una buca per lavoro in corso. Io con la mia moto ci sono finito dentro e da lì mi sono risvegliato da un coma con una sentenza. Alessio tutta la vita su una sedia a rotelle, perché probabilmente non avrei più camminato per tutta la vita. Guardate, all'inizio, come ho poi raccontato nel libro, è stato un disastro, cioè un'esperienza quasi inaccettabile, ma comunque fin dall'inizio mi sono detto: Alessio, se la vita ci ha messo davanti a questa esperienza, che oggi non capisco perché mi è accaduta, c'è un significato, c'è un qualcosa che si può cogliere, c'è un lato da scoprire, c'è un Alessio migliore magari da tirar fuori. E allora cerchiamo di sfruttarla questa occasione. Ecco, nel libro racconto come ho cercato di impostare un lavoro creativo, un lavoro di accettazione, di cercare di capire perché la vita mi ha portato a questa esperienza. E tutto questo lavoro che ho raccontato nel libro in 20 anni di storia mi ha permesso alla fine di rinascere, mi ha permesso di vivere questa esperienza. Cioè, non così, attraverso molto tempo, molto impegno, ma è il racconto. Quindi io vi porto in questo racconto, dove condivido 20 anni della mia vita, dall'incidente fino ad oggi, e insomma invito il lettore a questa rinascita, esattamente come ho fatto io, ma non senza un grande impegno, un grande mettersi in gioco. Ecco, questa è un mettersi in gioco totale. Adesso, che differenza c'è tra questo e il tuo primo libro del 1996, Cronaca di una guarigione impossibile? Ecco, prende origine proprio da questo libro, perché quello era stato il libro scritto di getto dopo essere tornato a casa dall'ospedale, che racchiude solamente i primi 2 anni dell'esperienza che ho vissuto. 2 anni che sono stati, come dire, buttati giù su carta con anche diversi errori, così, senza magari neanche tanto più riflettere. Un libro comunque è stato molto coinvolgente, ha venduto più di 50.000 copie in tutta Italia in questi anni. Però ecco, era forte il mio desiderio di dare una continuità. Le ultime pagine di quel libro finivano con "A presto", dove darò questo continuo. Solo che il libro ha tardato un po' ad arrivare, nel frattempo ne ho scritto un altro con una marcia in più, con la prefazione di Valentino Rossi. Magari un altro giorno ne parleremo anche di questo. E allora, così distante dal tempo, è nato in me il desiderio di andare a riprendere la storia dall'inizio per dare una continuità, per raccontare fino ad oggi. E andandola a prendere all'inizio, quella parte di libro che ho già scritto, quella parte dei primi 2 anni, sono stati chiaramente totalmente riscritti col senno del poi, con un'altra consapevolezza, un'altra maturità, con un approfondimento più, come dire, più dettagliato, con una visione più aperta, perché comunque prima era molto: ah, ho scoperto che così voglio fare cos'ha. Qui insomma cerco di andare a catturare tutti i lettori, cioè andare a dire: questo libro deve essere per tutti, deve essere un messaggio che possono accogliere chiunque. Quindi cercherò di porre anche alcune questioni,
molto dedicate, come alcuni punti di vista, diciamo, di carattere spirituale, di carattere esoterico, lasciatemi usare anche questa parola un po' in generale, anche se magari è un parolone un po' così brutto. Però ecco, in tutto questo, per cercare di parlare, di proporre una riflessione. Io sto cercando di capire attraverso la lettura, attraverso la condivisione, e magari posso offrire una riflessione anche al lettore un po' più profonda sulla propria origine, da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. Oddio, domande che dovremmo farci tutti i giorni per vivere meglio, dare un senso più profondo a quello che facciamo. Ecco, io se mi permetti, tutto questo mi viene un po' più spontaneo perché chiaramente questo ha origine da un'esperienza molto particolare, un'esperienza con cui apro il libro proprio nei primi capitoli, è l'esperienza che ricordo degli 8 giorni in cui sono stato in coma, un'esperienza che mi ha permesso di vivere fuori dal mio corpo, in un'altra dimensione, una dimensione spirituale nella quale ho incontrato una ragazza di nome Mara, forse è stata un angelo, chi lo sa. Mi ha accompagnato, mi ha aiutato a ripercorrere, a rivivere la mia vita dettagliatamente, emozione per emozione, questo buio, questo tunnel e poi questa luce dove mi sono trovato avvolto, che migliaia di persone raccontano, indipendentemente dalla religione in cui credono, dalla cultura nella quale sono cresciuti. Un argomento che oggi la scienza, che prima magari derideva, è materiale di studio, di esame, perché è impossibile che così tante persone si mettano d'accordo su un'esperienza così comune. Certo, ognuna ha la sua esperienza, ma che segue questo filone che ho vissuto anch'io. E a un certo punto, avvolto in questa luce, mi è stato chiesto di scegliere cosa avessi voluto fare. Io vi giuro che, così come se fossi adesso con voi a parlare, mi sono chiesto: ma scegliere cosa? Non capisco. Poi sto così bene in questa luce. Il mio unico desiderio era rimanere lì. Non avevo altri interessi perché ho sentito in quella luce un qualcosa di così vivo che mi ha fatto dire per la prima volta nella mia vita: adesso sono sicuro che Dio esiste. L'ho sentito, l'ho toccato con mano. Non è un Dio fatto di nomi, etichette, con la barba tra le nuvole che mi punta il dito e mi dice tu peccatore. Ho conosciuto un Dio fatto di luce, di amore, di pace, quello che ho sempre cercato e non ho mai trovato. Avendola trovata lì, volevo rimanere lì. Ma poi ho capito cos'era la scelta. Se era o continuare chissà dove, in un altro mondo, non lo so, io ho detto solo una sbirciatina, o ritornare sulla terra, dentro il mio corpo, con qualche problema, questo angelo, questa ragazza, questa Mara, me l'ha detto, guarda che sarà lungo e difficile tornare, sei sicuro di volerlo? Ma dopo 2 volte che me lo chiese, ho capito che era la mia occasione di riscatto, forse quell'occasione che dicevo prima, di rinascita, di scoprire finalmente il vero valore della vita e condividerlo con tutti voi, come sto facendo adesso e come ho fatto anche in questo libro. Alessio, sei stato in fin di vita per 3 giorni, tenuto in coma per 8 e poi la notizia che non tornerai a camminare. E tu che chiedi perdono con tutto il cuore alla tua famiglia e l'aiuto ad entrare in questa nuova vita. Quanto ti sei sentito te stesso dopo quel gesto, dopo quelle parole? Finalmente me stesso e ho cominciato a vivere praticamente la mia vera vita da lì. Sai, il fatto del chiedere perdono per i disastri o comunque per come avevo vissuto prima nella ricerca così continua del materiale, del divertimento, quasi sfruttando certe volte, uso questo parolone, la mia famiglia, i miei genitori, mio fratello, mia sorella, senza andare oltre il limite del senso della vita, ma puntando semplicemente al divertimento, al godere. Ecco, questo mi portava a essere sempre più infelice, anziché essere sempre più appagato. E allora, quando ho vissuto questa esperienza, quando mi sono risvegliato dal coma, quando ho ricordato questa esperienza, quando ho avuto poi la sentenza che non avrei più camminato e che all'inizio, vi giuro, non mettevo insieme, una bella esperienza così con un fattaccio così grande mi sembrava incredibile, però ho fatto quella scelta di voler credere, di poter usare questa forza, questa luce che è dentro di noi, magari anche per guarire o per affrontare o per capire questa esperienza, vivendola anziché subirla. E davanti a questa nuova vita, questa nuova scelta, mi sono sentito di chiedere perdono per quello che è stato il passato, per quello che è stato questa vita alle spalle, che dopo aver compreso meglio il senso della vita, mi sono accorto anche degli errori di come ho vissuto superficialmente. E quindi viene naturale, spontaneo, dire:
chiedo perdono a tutti voi per quello che ho fatto, per quello che c'è stata l'incomprensione, ma ho bisogno di entrare nuovo in questa vita, pulito, leggero, senza nessuna zavorra, senza nessun peso sulla coscienza, senza nessuna condizionamento. E allora così è stato. Guardate, con quella richiesta, con quel perdono, la mia famiglia non mi ha aiutato come era stata preparata dai miei. Dicevo, poverino, Alessio, ti aiuteremo noi. Si è messo così. No, è stato dire, Alessio, tu vuoi credere in una guarigione? Vuoi credere nella fede fino a questo punto? Vuoi rimetterti in gioco? E noi saremo con te. Perché è stato quello che mi ha permesso di avere l'appoggio che mi ha aiutato, se no non ce l'avrei mai fatta. Ecco perché il libro è dedicato a tua madre Virginia e a tutte le madri che amano i loro figli condividendo il loro destino. Questa la dedica che fai in apertura. Com'è oggi il rapporto con tua madre? Ma mamma Virginia è più che altro un'amica, una compagna di viaggio, è anche una mamma, la vedo poco, oddio, però insomma ci sentiamo sempre. E da quel giorno io forse non l'ho più chiamata proprio mamma, ma più Virgi, no? Il suo nome è Virginia. Proprio a significare che è stata una riscoperta nella mia vita, è diventata proprio un'amica con cui confidarmi, una persona speciale che ha saputo aiutarmi in un momento così difficile della mia vita. Io forse mi commuovo ancora a ripensarci, ma senza di lei non ce l'avrei mai fatta. Poi c'erano anche tutti gli altri, ma comunque sapete meglio di me che la mamma è la mamma, ce n'è una. Certo, scrivi che la guarigione, sì, scrivi che la guarigione non è un obiettivo, ma è la conseguenza di un modo di vivere. Come hai messo in pratica nella tua vita questa prospettiva? Questo è proprio il senso del libro, tutto il racconto, 20 anni racchiuso in queste 381 pagine che vi invito caldamente a leggere, perché il libro parte con l'esperienza, l'incidente, questa scelta, dai, puntiamo la guarigione, con la fede possiamo muovere le montagne e tutto quanto, e sono convinto tutt'oggi che sia così. Ma ti rendi conto, strada facendo, che la guarigione non diventa più l'obiettivo, cioè non vai a coltivare tutta questa fede per raggiungere questo obiettivo, ma la guarigione ti rendi conto che è la conseguenza di un modo di vivere, che è quel vivere quotidianamente credendo in te stesso, con amore, manifestandolo, condividendolo con gli altri, che addirittura ti fa capire che la guarigione non è più l'obiettivo numero uno. Ma è questo modo di vivere l'obiettivo numero uno, che se lo raggiungi, quindi puoi capire che la guarigione ci può essere, ma è una conseguenza, non diventa più l'obiettivo di tutto questo lavoro. Mentre fai il lavoro, capisci che l'obiettivo diventa un altro, l'evoluzione, la condivisione, il messaggio d'amore che ci ha insegnato Gesù Cristo. Alla fine è quello. E tutto il suo insegnamento, mi posso permettere di metterlo in poche parole? Ama il prossimo tuo come te stesso. Forse è questo l'insegnamento che ci ha dato, ma non l'ha detto con imposizione. Ama il prossimo tuo come te stesso. L'ha detto come affermazione. Ama il prossimo tuo come te stesso. Cioè, io posso amare il mio prossimo nella misura in cui imparo ad amare me stesso. È questo forse il vero lavoro a cui siamo chiamati tutti quanti. E quando mi sono reso conto, ho capito quanto poco mi sono voluto bene e quanto guardandomi intorno oggi come oggi ci vogliamo poco bene, non riusciamo ad amare noi stessi. E allora come pretendiamo poi di amare anche gli altri? Ecco, secondo me il lavoro parte proprio su di noi e io l'ho fatto, l'ho condiviso in questo libro. C'è al massimo, è difficilissimo, ma ci provo e sono riuscito ad amare il mio prossimo, ad avere una visione d'amore anche verso l'esterno, verso gli altri, quando ho cominciato ad averla verso di me. E allora ve lo propongo questo lavoro, è magnifico. Allora se lo facciamo con noi possiamo aprire la porta anche al prossimo, perché provate a capirmi, se io sono arrabbiato con me stesso, con la vita, con quello che mi è accaduto, con delle ingiustizie che penso di aver subito, come posso voler bene o amare il mio prossimo? Se io dentro di me mi porto dentro questo rancore, queste energie, non Ecco, funziona. esatto. Adesso un'altra domanda anche abbastanza personale che riguarda la tua fede, quanto essa ti ha sostenuto non solo nel cammino di riabilitazione, ma anche nell'apprezzare tutto quello che di nuovo la vita ti prospettava. Tu hai detto cammino di riabilitazione perché avendo letto il libro sai che quella lì è la parte più dura che ho vissuto. E beh, perché sai, finché ti dicono sarai su una sedia a rotelle,
cioè ci soffre l'idea perché è un terrore, ma non l'avevi ancora vista stasera, io non l'ho mai vista prima, quindi dici, soffro di un qualcosa che non so neanche cos'è. La riabilitazione è, ti insegno a vivere su una sedia a rotelle, cioè ragazzi, lì tocchi con mano vestirti, andare in bagno, andare a letto, alzarti, tutte quelle cose che hai fatto in piedi da seduto, e allora lì si sprofonda. Guarda, anche io lì sono crollato come letto, se non fosse stato per mia madre, l'aiuto esterno da solo, malgrado l'esperienza, la luce, questa consapevolezza nuova, non ce l'avrei mai fatta. E lì la fede e l'aiuto mi hanno aiutato, ovunque, ma in qualsiasi momento. Però mi permetto di precisare cosa intendiamo per fede. Perché, guardate, io ho scoperto, a parte che ho scoperto una fede, diciamo, personale, no? Nel senso, la potrei definire così, credere in qualcosa che oggi è impossibile da realizzare, ma avere la certezza che un giorno accadrà. È cieca, perché oggi non c'è spiegazione per ottenerla, ma io ci credo che riuscirò. Questa è la fede mia concreta che riesco a definire così. Però mi piace molto riferirmi al significato, alla parola fede. Per come è la parola fede? La parola fede in italiano ha origine dalla lingua greca, dalla parola pistis, che significa un coraggioso e fiducioso aprirsi alla conoscenza. Questo mi fa capire che la fede non è un dono per pochi eletti, ma è un qualcosa alla portata di tutti, è un cammino, è un'evoluzione. Aprirsi coraggiosamente, fiduciosamente alla conoscenza, conoscenza della vita, conoscenza di noi stessi, dell'amore, di quello che sta intorno a noi. Ed è proprio quello che conosciamo meno di tutti, perché oggi vogliamo conoscere, pretendere di conoscere l'universo ad anni luce di distanza e non conosciamo noi stessi, come siamo fatti, come funzioniamo, chi siamo. Siamo proiettati in quello che è intorno a noi, al materiale, ad avere per sentirci sicuri attraverso il possedimento, tutta roba che lasciamo qua, eh. Guarda, Ah sì. lasciamo qua tutto, cioè, cosa vuoi portare di là? Ci portiamo una cosa sola. Le emozioni che abbiamo sperimentato con un corpo, quelle ce le portiamo. E allora se io mi concentro sul bagaglio culturale che posso creare con le mie emozioni, con le esperienze, consapevolmente, con amore, allora la fede, questa conoscenza, allora c'è giorno per giorno, perché vivi con fede, aprendoti alla conoscenza della vita. Alessio, permettimi di leggere a pagina 174 un passaggio. Sarebbe impossibile affrontare da soli un'esperienza così grave e improvvisa come l'incubo di una immobilità che i medici, con aria tranquilla, ti ricordano ormai essere definitiva. Chiunque crollerebbe se non ci fosse qualcuno a sostenerlo e aiutarlo psicologicamente. L'appoggio delle persone più care in questi momenti angosciosi, quando si inizia a sperimentare sulla propria pelle cosa significa aver perso l'uso delle gambe, è assolutamente indispensabile. E qui scatta la domanda sulla famiglia, come la tua famiglia ha vissuto quei momenti dolorosi dell'incidente e poi appunto il tuo cambiamento interiore. E i momenti dell'incidente, mentre ero in coma, un disastro, perché mio fratello è scappato, mia sorella è svenuta, mia madre era il fulcro, il traino di tutto quanto, mio padre, disperato anche lui, il suo primogenito. Insomma, mi ricordo che mio padre a seguito mi disse: Alessio, ti racconti, confido sta cosa, pensa che io mentre quel coma, quello che mi dicevano i dottori, come saresti rimasto, peggio, come saresti rimasto, peggio ancora di come sono oggi, ho detto, io ho pregato in certi casi che tu morissi, perché volerti vivo in quelle condizioni sembrava egoisticamente troppo brutto. E invece mia madre è stata colei che già masticava di questa consapevolezza, di questa fede, di questa ricerca spirituale. Ed è stata quella che in quel momento, molto magari anche puntando, molte persone hanno puntato il dito. Adesso è lei a essere chiamata in causa, vediamo cosa fa, perché era facile parlare per gli altri, no? Dava molti consigli. Oh, è stata colei che insieme a un'amica. Io ho avuto un incidente il 5 dicembre, il 7 dicembre era il mio compleanno, ed ero ancora in pericolo di morte, mi dicevano che non sarei arrivato a sera. E loro hanno fatto una festa del mio compleanno con tutti gli amici miei, loro, intorno a questo tavolo, con in mezzo una candela accesa, tutti per mano intorno, un bel cerchio di luce, e mia madre ha detto: Alessio, noi sappiamo che ci sei da qualche parte.
E questa festa è per te, per far sì che tu ci possa sentire. Sappi che se tu sceglierai di continuare la tua vita altrove, cioè di tornare tra di noi, noi ti aiuteremo in qualsiasi modo. Tu sarai necessario e ci chiederai. Se tu sceglierai di continuare la tua vita altrove, noi ti ringraziamo per aver condiviso con noi 23 anni della tua vita. Questo è stato quel messaggio forte di mia madre. Una donna così non può far altro che aiutare. E forse proprio perché avevo questa madre, o comunque questa situazione, ho anche scelto di tornare in quel momento di scelta mentre io ero dall'altra parte. Alessio, il libro è c'è molta autoironia. Mi ha colpito il capitolo In carrozza, così come lo intitoli tu, che scrivi: Anche da seduti ce la si può fare. Parola di Alessio Tavecchio, allora. E certo, perché se non c'è un po' di ironia, se certe volte non si affronta la vita anche così, insomma, è un aiuto in più, aiutati che il ciel ti aiuta. È presente come quando no, tante persone magari mi incontrano, io sono molto, comunque cerco di essere aperto, di essere oltre quello che è la mia difficoltà o il mio limite. E le persone quasi si dimenticano di questo, infatti alla fine tante volte mi salutano e mi dicono, uè Alessio, allora mi raccomando, in gamba. E poi quando lo dicono si rendono conto di aver detto qualcosa che può essere preso e io magari sorridendo rispondo, guarda, spero presto in due gambe, quindi grazie dell'augurio e li lascio un po' spiazzati, un po' su tutto questo, ma se non è così come fai a non a dire, ah oh no, a sentirti offeso? Ma perché se succede questo vuol dire che vivi in una certa maniera la tua esperienza, quindi vedi tutto come un attacco, come una paura, come una emarginazione e allora lo vivi un po' con paura. Invece bisogna vivere anche con ironia. Ti ho fatto un esempio, ne potrei fare tanti, no? Quando si entra in un locale che sono sempre pieni e io sorridendo, guardando o le persone del locale o anche i miei amici, oh, dobbiamo stare in piedi, ho detto, guarda, io il mio posto a sedere ce l'ho sempre. Fate voi, portatemi qualcosa da bere o comunque. Alessio, sei anche uno sportivo. Ti ricordo una data, forse non c'è neanche bisogno che lo faccia, però 16 agosto 1996, Olimpiadi di Atlanta con la nazionale italiana di nuoto. Ci racconti le emozioni di quei giorni? Guarda, una delle esperienze più belle della mia vita. Sai, i dottori mi avevano detto, Alessio, dovrei fare 2 anni di ospedale prima di tornare a casa su una sedia a rotelle. E veramente, dopo 2 anni dall'incidente, grazie a questo nuovo modo di vivere, mi trovavo invece lì a raggiungere il sogno più grande di un atleta, un'Olimpiade, a fare 2 finali olimpiche, erano le Paralimpiadi, ma io le chiamo Olimpiadi, pagato come tutti gli atleti per difendere i colori azzurri. Guardate, la gente mi diceva, Alessio, ma tu sei qui in così poco tempo perché vuol dire che sei un grande campione. Ecco, per me quella era una medaglia d'oro, anche se l'hanno vinta, perché ho capito che io, sorridendo, non ero un campione, ma ero lì perché avevo creduto in me, avevo creduto nel mio grande sogno, ce l'avevo messa tutta, avevo vissuto con fede. E allora è successo questo qualcosa e poi mi sono sentito per la prima volta forse un vero italiano, non ero lì a cercare di vincere una medaglia per me, ero lì a cercare di vincere una medaglia anche per la mia nazione. Mi ha fatto capire cosa vuol dire essere italiano e mi sono sentito italiano per la prima volta. Un'emozione così grande, commovente. Guardate, oggi, quando affronto come sempre dei momenti un po' giù, un po' tristi, un po' di difficoltà, mi basta chiudere gli occhi e ricordare quelle 2 finali olimpiche che in un secondo mi trasformo in un leone. Quell'esperienza vive ogni giorno dentro di me, perché quello che viviamo può rimanere per sempre. È significativo quando nel libro parli del senso di appartenenza al tuo paese, all'Italia, e questo è davvero molto bello. E beh, in conclusione, prima di ricordare il progetto Vita e la fondazione che porta il tuo nome, chi è Alessio oggi? Adesso oggi tanti sogni, è indefinibile. Io come definizione sono un libero professionista, però mi piace essere attivo in diversi diciamo, attività, proprio per cercare di manifestare la mia creatività in diversi ambiti. Sono presidente di una fondazione che porta il mio nome per realizzare un grande progetto sociale, un centro polifunzionale
aperto a tutti, disabili e non, per favorire la massima integrazione nella società attraverso il lavoro, la formazione e lo sport. Quindi questo è un grande progetto. Potete visitare il sito alessio.org, dove trovate tutto di questo progetto e come sostenerlo anche. Ormai dopo 10 anni di lavoro sono sempre più vicino, per i permessi di costruire che sono i più difficili da ottenere in Italia, Bene. rispetto anche ai soldini che ce ne vogliono tanti. Poi sono un formatore, sono un libero professionista, vado nelle scuole a portare i miei progetti di formazione nella prevenzione stradale, valori dello sport, motivazione, lo faccio anche nelle aziende. Oggi pensa che incontro circa 12.000 studenti in tutta Italia ogni anno e io spero che almeno uno lo possa salvare con il discorso di prevenzione che è fatto con la consapevolezza, cioè perché più qualcuno, i giovani soprattutto, si rendono conto del potere e del valore della loro vita, più automaticamente la proteggeranno per strada. È una conseguenza la prevenzione e funziona. Quindi ecco, questo mi impegna moltissimo tutte le mattine. Poi ho i miei libri. Insomma, con una marcia in più che racconta proprio di questa esperienza nelle scuole e anche questo ultimo, il ragazzo che nacque due volte, mi porta in giro attraverso convegni, conferenze e trasmissioni televisive, vedi, una anche questa da voi e quindi ecco anche questo nelle serate è un grande impegno. Oh, poi devo ritagliare un po' di tempo anche per la mia famiglia perché insomma in tutto questo sono riuscito anche a conoscere il grande amore. E forse non a caso, sono diventato papà di una bambina di 1 anno e mezzo, una di 4 anni, è meraviglioso. E quindi tutto questo mi porta a essere un Alessio che non è mai stato così felice sulle sue gambe. Eppure oggi sono ancora seduto. Strano, non ho raggiunto ancora il mio sogno di cui ero partito per raggiungere i miei ideali di vita. Oggi quegli ideali di vita li ho raggiunti e li ho superati, ne vivo anche di più, eppure sono ancora seduto. E allora mi domando certe volte, ma alla fine è necessario per essere felici raggiungere il nostro sogno o basta provarci a mettercela tutta per raggiungerlo? Ecco, io ho trovato una risposta, basta provarci. Poi quando lo raggiungeremo saremo ancora più felici, è per questo che io voglio andare avanti a credere. So che esiste questa possibilità. Io posso tornare a camminare, un giorno tornerò a camminare e magari sarò qua in piedi a raccontarlo anche a voi. Alessio Tavecchio oggi è marito, è papà, è scrittore, è presidente di questa fondazione, va nelle scuole, racconta la sua storia, la sua esperienza, è motivatore, è formatore. Alessio Tavecchio, tutte queste cose, ti ringraziamo davvero di cuore per la tua storia, per averci raccontato quello che ti è successo, per la tua testimonianza, quella che hai rilasciato ai microfoni di Padre Pio TV. Ricordo allora nuovamente la tua fondazione. La fondazione omonima alessio.org, ha ideato anche il progetto Vita alessioprogettovita.it e questo Scuole. ultimo, ecco, è questo l'ultimo libro, Il ragazzo che nacque due volte, edito da Auer. Infatti Eccolo qua. potete trovare in tutte le librerie da diciamo fine gennaio, primi di febbraio 2014, oppure già oggi cartaceo e digitale sul sito il ragazzo che nacque due volte.it. Quindi Bene. basta anche scrivere Alessio Tavecchio su Google, insomma, E si trova. arrivate con questi libri. Vi invito a leggerlo. Ecco, caldamente, in modo tale che anche voi possiate vivere questa meravigliosa esperienza della rinascita. Grazie per essere stato con noi. A presto, alla prossima occasione, Alessio. Ciao, Grazie a ciao, ciao. tutti, ciao ciao.